Al centro c'è l'obiettivo dell'innovazione sostenibile, ambientale, sociale ed economica, che deve durare nel tempo. Il CSMT Innovative Contamination Hub, che opera in uno spazio all'interno del campus dell'Università degli Studi di Brescia, fa sistema tra università, centri di ricerca, laboratori, aziende, spin-off, enti, associazioni di categoria, al servizio della sostenibilità, per favorire l'innovazione, lo sviluppo delle idee, la creazione e la crescita di aziende innovative e tradurre un'idea in un'applicazione concreta. Il CSMT, Innovative Contamination Hub, è una società a capitale misto pubblico e privato senza scopo di lucro ed è una realtà unica nel suo genere sul territorio bresciano, in quanto si prefigge lo straordinario compito di promuovere in modo strutturato l'innovazione, il trasferimento tecnologico e la ricerca applicata insieme ai suoi partner e le forti collaborazioni che ha con le eccellenze del territorio sia presso la sede di Via Branze a Brescia che presso l'Officina Liberty a Gardone Valtrompia, operando in due settori principali, uno è quello digitale e l'altro è quello della sostenibilità. E per far questo facciamo sia bandi, partecipiamo a bandi europei, nazionali e regionali, come pure progetti di innovazione proposti direttamente alle aziende. Promozione della ricerca, valorizzazione delle eccellenze del territorio, del mondo accademico, dei centri di ricerca, delle aziende, delle start-up sono centrali per il CSMT. Il CSMT promuove l'innovazione sostenibile e lasciatemi dire che l'innovazione sostenibile è l'arte del nuovo rinascimento, nel senso che come nelle botteghe del Cinquecento fu l'arte attraverso il quale si innescò il rinascimento, e oggi l'innovazione sostenibile lo strumento attraverso il quale si può innescare questo nuovo rinascimento, e il nostro compito è quello di riuscire a realizzare queste nuove botteghe. Il CSMT è una di queste, ma l'obiettivo grosso che ci siamo prefissati, così come abbiamo annunciato il 22 dicembre in occasione dei 15 anni del CSMT, poter promuovere qualcosa di assolutamente innovativo, che è la cittadella dell'innovazione, che sintetizza laboratori, centri di calcolo, teatro, atelier di pittura, alloggi per start-up, quindi qualcosa di assolutamente innovativo, in grado di poter essere considerato il riferimento da parte di tutto il territorio per innescare una nuova cultura, un nuovo modo di fare impresa sociale, privato. Trasferimento tecnologico è una delle parole chiave per il CSMT. CSMT si occupa principalmente di trasferimento tecnologico con un team di ingegneri, informatici, elettronici, meccanici e biofisici, quindi un team molto eterogeneo che ci permette di valutare e portare avanti progetti di appunto trasferimento tecnologico, che può venire portando innovazioni dai centri di ricerca, l'università, CNR, Enea, che presso di noi hanno dei laboratori stabili, e portare la loro innovazione, la loro ricerca verso le aziende, oppure trasferire tecnologie che alcune aziende applicano in un ambito e in altri ambiti in cui non sono ancora applicate. Questo è la nostra mission. E come lo facciamo? Da dove viene la scintilla per fare questo technology transfer? Può venire da una richiesta diretta delle aziende che ci chiedono di svolgere un progetto di innovazione, oppure da noi che proattivamente proponiamo dell'innovazione, delle novità, dei temi di ricerca che riteniamo interessanti e che possono avere un'applicazione o un ritorno economico e tecnico per le aziende. Il CSMT fornisce anche supporto nella ricerca di opportunità di finanziamento in ambito europeo, nazionale e regionale. La missione dell'area del Project Funding di CSMT è quello di identificare quali sono gli strumenti di finanziamento che possono supportare le iniziative progettuali, le iniziative di innovazione dei nostri clienti, che siano imprese, che siano università, che siano enti pubblici. Lo facciamo a ampio spettro, cerchiamo di identificare quali sono le opportunità a livello nazionale, quindi ovviamente abbiamo grande attenzione verso il PNRR in questo periodo che mette a disposizione importanti investimenti. Lo facciamo a livello anche di regione Lombardia, quindi in area più limitata, lo facciamo anche a livello europeo e quindi cerchiamo di identificare quei bandi europei che sono a disposizione per poter accompagnare le imprese nelle loro
nei loro progetti di crescita competitiva. Sono quasi tutti fondi contributi a fondo perso, sono contributi che vengono erogati perché intendono abbassare il rischio, che è il rischio tipico delle imprese che devono innovare, quindi che devono investire e che hanno bisogno e che trovano senza dubbio un supporto importante nella parte di finanziamento. Si appoggia e si accompagna anche all'area tecnica di CSMT, quindi CSMT offre un pacchetto, se vogliamo, o comunque la possibilità per le imprese di sia capire quali sono i migliori approcci dal punto di vista tecnico e anche di trovare quelle opportunità di finanziamento che possono accompagnare i loro piani di investimento. Insomma, il CSMT è hub con al centro innovazione, sostenibilità e idee.